Cerchiamo di fare un pochettino di ordine e di mente locale riguardo a tutta la polemica che sta attraversando Genshin Impact e Kokomi in questo caso, sul fatto del DPSMM, sul fatto che la community sia arrabbiata e le mie opinioni personali, ma dopo la sigla. Ciao ragazzi, io sono Zerganti, se benvenuti in questo video, fermi tutti, prima di andare avanti dovete guardarmi e voglio la vostra concentrazione per un minuto del vostro tempo. Kokomi è un healer, è un support healer, va benissimo così, non deve essere cambiata. Il suo ruolo è quello di curare in team. L'hai pullata? Ti piaceva tanto? Sei soddisfatto di quello che hai fatto? Benissimo, non ti serve credo neanche andare avanti con il video, a meno che tu non sia curioso di capire il perché ci sono delle altre problematiche che hanno attraversato molti giocatori e molte community. Per quanto riguarda il DPS e la nuova meccanica, quello ne parliamo in questo video, ma io vi dico che Kokomi va bene così come healer, come support, nessun problema. Quindi non mi provate a mettere in bocca parole che non ho detto, non voglio fare da parafulmine per nessuno e la mia opinione è un'opinione e un giudizio anche molto autocritico riguardo a un personaggio che credevo in un modo o delle scelte della MIOIO che giudico in un modo o in un altro modo, però non dimenticandomi mai che Kokomi è un personaggio healer supporto di cui ho fatto la build che va bene e che funziona e che non va modificato. Punto. Chiaro? Amici come prima? Tutti felici? Let's go! Si va avanti con il video. Kokomi! Eccola la nostra Kokomina. Ah, Kokomi ragazzi, chi vi possa piacere o meno, è un healer. Punto. Non c'è un cazzo da fare. Su questo siamo tutti d'accordo. L'avete pullata perché vi piaceva? L'avete pullata perché vi serviva? Perfetto. Ha delle animazioni, secondo me, davvero molto belle. Ha delle abilità con tutti questi effetti di acquatici che sono meravigliosi. Specialmente poi sulla sua burst quando arriva il suo pular cerimoniale. Il problema dove nasce? Il problema nasce che moltissimi, in questo momento stanno denunciando la mancanza di danno di Kokomi. E stanno anche dicendo che la meccanica del meno 100% di critical rate, che doveva essere, sembrava innovativa per cambiare alcune cose all'interno del gioco, effettivamente non abbia apportato le modifiche o le soluzioni che molti si aspettavano. Ne ha portate altre che possono funzionare ma che non sono state di gradimento per molti della community. E ora vi vado a elencare il tutto. Prima però vorrei farvi capire il perché molti e anche io erroneamente all'inizio comunque mi ero fatto un'idea di una Kokomi DPS offensiva idro. Perché le sue abilità, il suo kit... Comunque trovate tutto nella descrizione della mia analisi build, che comunque è oggettiva, non vi parlo del mio giudizio personale, ma vi dico come buildarla in entrambi, in tutti i modi, quindi support, healer e DPS. Ma oggettivamente, al di là dei modificatori che sì, erano alti, ma fonte anche di 3 attacchi comunque, la cosa che più ci aveva spaventato e che ci aveva un po' anche emozionato era il fatto di avere il 100% di meno di crit rate, ma un healing bonus aumentato, quindi questo personaggio difficilmente critterà, dico difficilmente perché non è che non critta, nel senso che se ci sono delle build con dei Blizzard Strayer, con dei Cryo o con dei set particolarmente skillati su crit rate che le permettono anche di crittare, per l'amor di Dio, però non so quanto ne valga la pena, però lei può crittare, ma questo ci aveva fatto pensare a cavolo. Ci hanno messo almeno 100% di crit rate, potrebbe effettivamente, se no curava troppo, faceva troppi danni, gli hanno messo degli healing bonus, healing bonus che comunque viene convertito in danno, perché comunque abbiamo quel talento che prende il 15% del suo healing bonus, lo va a sommare a quel danno che prenderebbe dal bonus della vita massima, vive di vita massima che va a lavorare non solo sulle cure, ma in ogni abilità comunque il danno e l'healing di cui si basa, non magari la medusa, ma si basa i suoi attacchi normali caricati e la sua medusa in burst, va in base all'attacco massimo, alla vita massima, scusate. Quindi noi abbiamo pensato e la gente si immaginava che comunque, anche se fosse un healer, il suo ruolo era quello, si sarebbe potuto tirare fuori qualcosa con una build importante, God tier, con un Art of Depth da questo personaggio. Sbagliavamo perché, almeno a mio giudizio, che comunque alcuni qua potrebbero fermarmi e dirmi guarda Zerga, che a me il DPS che fa, come lo rollate tutto, a me va bene.
io alzo le mani, e lì a quel punto allora benissimo. Se vi fai 14, 15, 16, riuscite a tirare fuori quei 16-17k non di Vaporize, e l'avete con la sua arma, con un Art of Depth tirato a lucido incredibile, con un doppio piro in campo magari, ma allora se siete contenti così va benissimo, va assolutamente bene. Ecco, per quanto mi riguarda, comunque con 15% di hydro damage bonus, con gli attacchi caricati aumentati del 30%, il danno degli attacchi caricati normali del 30% per 15 secondi, comunque con degli attributi, ragazzi, a 36k di vita, può arrivare anche di più col 1000, lì al 40 mi arriva, ok, 1800 di attacco, non può crittare a 1800 di attacco con un'arma che ha HP bonus, la prototype Amber, con comunque un in bonus del 30%, che non è tantissimo perché non ho l'elmo, ma vado a fare, secondo me, un ottimo personaggio. Comunque, vado a fare un ottimo personaggio che è spesso in burst e tutto. Sono rimasto, e la community è rimasta un po' delusa da quello che ci si aspettava da questa variante della sua build. Soprattutto col fatto che poi le costellazioni vanno a lavorare su quello. Le costellazioni poi le montano danno, facendoti comunque pensare che tu possa portare questo personaggio a dei livelli. Non vi dico, non passatemi per scemo, non sto parlando di un Autau con la Oma, non sto parlando di quella roba lì. Ma una roba che ti fa pensare, cacchio, posso fare dei team con un Hydro Damager molto importante. È difficile, non dico che sia impossibile, ma è molto difficile. Detto questo, andiamo ad affrontare un pochettino la questione della meccanica e del perché alcuni... Perché abbiamo preso questa cantonata, io sono uno di quelli che ha preso questa cantonata, ho fatto un errore mio, e del perché la community è un po' arrabbiata. Allora, perché ho pensato erroneamente che questo personaggio, oltre che healer, mi avrebbe potuto dare delle soddisfazioni anche come DPS? Per la meccanica del meno 100%, che poi in verità è un 95%. Perché ho pensato... Cavolo, la devono limitare sui critici, chissà quanto riuscirò a portare fuori da lei. Io non guardo i leak, non faccio la matematica a casa, quindi il mio ragionamento da giocatore medio, da giocatore base, quindi a quello che può essere più rappresentativo della community, chissà quanto riesco a portarmi a casa rollandola veramente bene, di un set che secondo me va veramente bene, a livello di danni e di comp. Mi ero già immaginato una comp con Xiangling, Bennett, Raiden o Sara. Mi ero già immaginato una comp importante e tutto. Quello mi ha portato fuori campo, perché la Mioio in verità con questa introduzione non vuole farti fare più danno, non vuole farti fare... Ha fatto una limitazione per dirti: guarda che Kokomi è un healer, Kokomi un healer, e la dobbiamo anche limitare, perché sennò ti curerebbe troppo, andresti in un overhealing tale che saresti veramente... potresti camminare e andare in god mode praticamente. E quindi l'abbiamo limitata dandoti comunque un modificatore umano e facendoti capire che comunque quando vai in burst, la burst non è fatta per farti fare più danno, ma la burst, diciamo che gli abbiamo dato quei modificatori in modo tale da poterti non fare gli cefini, no, lo spruzzo d'acqua con la manina, ma farti fare poi del recupero di vita sugli altri personaggi che sono fuori dal campo. Questo non l'avevo capito, ero convinto che lavorasse di più sulla parte di danno. Molti si aspettavano, secondo punto, secondo me abbastanza importante, forse il più importante, che poi si trascina dietro un po' tutto, molti erano già delusi dall'anniversario, dalla questione delle ricompense dell'anniversario che non corrispondevano all'immaginario collettivo. Sapete, non voglio tornare su questo argomento, ma sul dramma di tutti che dicevano ma tutti gli altri gacha mi regalano almeno 5 stelle, mi danno roba, qua mi danno una pool da 10 e pool, quindi tutta la polemica soprattutto dal paese, dalla Cina, ma comunque anche qua in Italia molti sono, la maggior parte sono molto delusi da quella cosa lì. Cavalcando quell'onda lì, si aspettavano che un personaggio che aveva questa possibile meccanica nuova del meno 100% di crit potesse andare a spodestare delle meccaniche di gioco e a rendere il tutto più interessante, mettendo e abbattendo per sempre lo strapotere del Team Scudi. Quando in verità purtroppo non accade questo. La meccanica di fatto del meno 100, come la vedo io, e può darsi che io mi sbagli, non va a modificare troppo la questione dello stile di gioco. Alla fine si useranno sempre gli scudi, non è che si cambia tanto. E quello che fa lei curando in questa maniera, lo dico purtroppo, ma dovete capire quello che dico io, lo può fare anche una Barbara, chiaramente in maniera minore,
lei è un 5 stelle, non sto paragonando un 5 stelle a un 4 stelle, chiariamoci. Sto dicendo che però Barbara, con molto dispendio in meno, può fare delle cose molto simili. Il meno 100 di crit rate in quel caso lì, una cosa ha introdotto che potrebbe essere interessante, ma anche lì fa il giro e diventa poi un po' particolare. Posso utilizzare tutti quegli artefatti che prima buttavo, non devo cercare disperatamente spasmodicamente crit rate, crit damage nelle substat, che oltretutto hanno una percentuale del 7 punto qualcosa per cento di uscita, che è abbastanza infima ed è difficile da trovare, per avere un personaggio che performi. Quindi tutti quei quella serie di artefatti, grazie a quel meno 95%, possono avere una posizione all'interno di questo personaggio, e quindi il free to play o chi è particolarmente sfortunato è contento, perché dice: posso mettermelo su Kokomi, ma Kokomi è 5 stelle, lo dovete comunque pullare, e se siete free to play avete Barbara, che comunque, anche se applica meno l'idro, anche se cura meno e fa sicuramente con la, non fa danni con la sua E, ma ne fa di autoattacchi, che ha l'attack speed più alta del gioco, se non dico un'eresia, e robe varie, se fa quello che fa, cioè può fare tranquillamente il resto, e l'abbiamo visto con un livello 70 Barbara vestita di un Maiden nuda a livello 0 con un prototype Amber o con un Trilling, vi tiene tranquillamente il piano 9 dell'abisso. Quindi anche lì sì, però un po' un cane che si morde la coda, cioè non c'è la vera soluzione, non c'è la vera uscita dal labirinto artefatti, specialmente per quanto riguarda un giocatore free to play. Perché parlo di un giocatore free to play? Parlo di un giocatore free to play perché questo è un personaggio che non è difficile da buildare minimamente, si può buildare con armi del fabbro, con pezzi di artefatti che comunque avete, potete riciclare tranquillamente da altri set, anche un full noblesse oblige si può buildare, si fa facilmente, ed è un personaggio che molti amano come estetica e che magari si tengono per pullarlo. In quel caso lì va benissimo, perché avete comunque il personaggio che volete, ma chi è un po' indeciso e chi lo pullerebbe per una questione di utilità, beh ragazzi, onestamente non trovo che sia un sostituto minimamente di Xinchu per quanto riguarda la posizionamento dell'applicazione dell'acqua, tanto vero come Healing e Barbara ve la regalano. Questo è un po' il discorso che ha fatto un po' incavolare anche grande parte della community, perché ha fatto questo ragionamento nonostante la meccanica, ripeto, del meno 100%, che non si era probabilmente capita fino in fondo, lasci questo spiraglio sul lato artefatti, ma non sul lato meta. Se meta si può parlare per quanto riguarda l'abisso, lì non va secondo me a intaccare tanto, e questo va fatto arrabbiare molte, molte, molte persone. Personalmente è un personaggio che trovo molto valido per quanto riguarda l'healing, lo trovo veramente valido per quanto riguarda l'healing, e mi trovo veramente anche valido per quanto riguarda l'applicazione dell'idro sui personaggi grazie alla Medusa. Cioè io lavoro tanto di Medusa con questo personaggio, ma proprio tanto. Continuo però, nonostante abbia veramente degli artefatti rollati, ragazzi, come ho degli artefatti che guardate, guardate questo artefatto qua, qua è God, guardate questo artefatto qua, questo qua è God, non ha rollato neanche una volta def. Cioè ho veramente della roba importante. A parte crit damage che non ha mai rollato, guardate qua, cioè ho veramente della roba importante. Però comunque è il mio healer, è un healer, e questo non ha fatto digerire tanto la questione a molte persone. Io faccio un passo indietro, ed effettivamente in live ero rimasto bruciato perché mi ero ragionato tutto per un DPS e ho sbagliato. Ma posso comunque capire perché la gente sia arrabbiata, non perché Kokomi non faccia danno, perché è un leader, ma per tutto l'ambiente che ho cercato, per tutto il discorso parallelo che vi ho fatto in questo video e che spero abbiate capito. E vi riassumo con la meccanica nuova, gli artefatti, il meta, la delusione cavalcante sull'onda di tutto ciò che doveva essere per l'anno, che si è schiantata come un'onda contro gli scogli su un personaggio di cui si avevano aspettative diverse. Che la Mioio si appoggi sempre un po' sugli allori per tutto quello che ormai ha e di cui vive di rendita, siamo tutti d'accordo, io sono il più grande critico da questo punto di vista. Vorrei sapere quanto farà il banner di Kokomi, perché veniamo fuori da un più 10 milioni di Raiden Shogun, vorrei vedere quanto farà, quanto ha fatto in termini di incassi, quanto farà nelle prossime settimane il banner di Kokomi. Vorrei essere, sono curioso, vorrei tanto saperlo. Detto questo, signori, io mi auguro
che abbiate capito il mio discorso, me lo auguro fortemente. Ripeto che non ho intenzione di fare da parafulmine per la community di Genshin Impact italiana, neanche per altre, riguardo al discorso Kokomi. Laddove cominciasse ad esserci, io comunque mi tiro fuori, perché non, ripeto, non sto criticando, e lo dico per l'ultima volta, Kokomi on healer è un support healer, va bene così. Tutto il resto è un tentativo mio, forse stupido, o forse sto sopravvalutando la mia capacità dialettica o l'intelligenza delle persone, di spiegare il perché c'è questo malcontento nell'aria e di che cosa credo di aver tradotto dalla mia community, dalla community in generale, riguardo a questo personaggio. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo che sono live lunedì, mercoledì e venerdì, ma ora vedremo gli orari da col nuovo lavoro. Comunque su Twitch, se cambia qualcosa ve lo dico su Instagram, sempre con una storia. Sono su TikTok, faccio schifo, aiutatemi, non sono capace, però venite a seguirmi, trovate in scheda anche il link di TikTok, c'è tutto lì. Vi auguro una buona serata e United State of Zerga, ciao belli.